tutto pronto per ospitare il Napoli Calcio in ritiro in queste ore in Abruzzo tra Rivisondoli e Castel di Sangro, vero e proprio boom di tifosi e tantissimo entusiasmo, ma per i dettagli e anche per farci illustrare un po' il programma della formazione partenopea, lo vedo già collegato con noi Enrico Giancarli insieme a un ospite. Buon pomeriggio a voi! Buon pomeriggio Paolo, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Prima di andare con il sindaco di Rivisondoli che accoglie il Napoli qui all'Aquamontis Resort di Rivisondoli, buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio a tutti. Vado un attimo con la cronaca Paolo, perché hai detto bene, oggi primo giorno di ritiro alle 5:30 a Castel di Sangro, il primo allenamento che sarà a porte aperte, ma la notizia del giorno arrivata proprio pochi minuti fa è che c'è un caso di positività all'interno del gruppo squadra, si tratta del difensore Filippo Costa che ieri era con la squadra nell'amichevole vinta per 2-1, accusato dei sintomi, tampone molecolare positivo, non ha viaggiato con il resto della squadra, continuerà naturalmente seguendo tutti i protocolli il ritiro del Napoli, ma diciamo questa notizia non ci voleva. Qui all'Aquamontis questa mattina non c'è tantissima gente, al momento attesi tifosi nel pomeriggio a Castel di Sangro, quando arriverà anche il presidente De Laurentiis, ma quanto è importante per voi di Rivisondoli avere il Napoli qui, sindaco? Importantissimo, è un progetto vanitoso, devo ringraziare tutta la regione Abruzzo perché per prima ha creduto in questa sponsorizzazione con il Napoli, è una vetrina per quanto riguarda il turismo estivo, noi siamo una certezza e una realtà come Alto Sangro per l'inverno, per lo sci, e ci stiamo adesso accreditando per quanto riguarda il ritiro delle squadre di calcio. Il Napoli è una vetrina, 80 milioni di tifosi, tutte le testate giornalistiche e televisive dedicano l'attenzione a questa squadra, quindi è un vanto per l'Abruzzo, per l'Alto Sangro, per Rivisondoli e Castel di Sangro. Assolutamente, questo è l'Aquamontis Resort che ospita il Napoli, che Paolo è arrivato intorno alle 12:40 qui in questa struttura. Manca un po' di gente questa mattina? No, la gente c'era all'una a aspettare la squadra di calcio, sono arrivati verso l'una, si sono sistemati in camera, poi chiaramente fanno il pranzo e si dedicheranno all'allenamento delle 17:30 a Castel di Sangro, dove ci sarà tutti i tifosi che aspetteranno la squadra e l'arrivo. Ricordiamo che la squadra sarà qui fino a Ferragosto. Sì. Dal 5 al 15 resterà qui all'Aquamontis di Rivisondoli. Grazie sindaco, grazie per essere stati con noi. Paolo, ti vado a raccontare nuovamente quella che è la notizia del giorno, ovvero che il difensore Filippo Costa, che ieri ha partecipato all'amichevole vinta per 2-1, risultato positivo al tampone molecolare, non ha viaggiato con la squadra e la squadra continuerà qui il ritiro seguendo quelli che sono i regolari protocolli. 17:30, appuntamento a Castel di Sangro, l'allenamento sarà a porte aperte, quindi vedremo quanti tifosi ci saranno ad accogliere il Napoli nella sua prima giornata abruzzese sul campo di Castel di Sangro. Se non ci sono domande, Paolo, ti restituisco la linea. Ecco Enrico, ti volevo chiedere a proposito di virus, ma anche di allenamenti e anche di amichevoli che ci saranno nei prossimi giorni, è bene dire che chi volesse assistere deve essere in grado di esibire il Green Pass e naturalmente oppure il tampone negativo. Assolutamente, secondo le modalità di accredito scritte chiaramente sul sito ufficiale del Napoli Calcio. Previo dunque accreditamento sarà possibile assistere, laddove gli allenamenti saranno a porte aperte, alle sedute con, dirette dal neotecnico Spalletti. Poi tra l'altro qui c'è molta curiosità per la questione Lorenzo Insigne, che deve rinnovare il contratto, non sarà questa forse la sede opportuna, arriverà nel pomeriggio il presidente De Laurentiis. Mi diceva anche una cosa a microfoni spenti il sindaco Ciampaglia, che proprio qui a Rivisondoli nel 2012 ci fu la firma del contratto di Marco Verratti con il Paris Saint-Germain e quindi da lì poi è partita la grande carriera del centrocampista abruzzese con la formazione oggi di Neymar e Mbappé. Paolo, ti restituisco la linea.